Siamo a metà del Novecento. Tua nonna Angiolina ha 30 anni. Tuo papà Ivano è un bambino con il talento per la musica. Nonna Angiolina non ci pensa due volte. Prende il mandolino che era della sua mamma e lo baratta con un violino. È vero. Ivano inizia a suonarlo. Fino a quando nonno Graziano, per sbaglio, ci si siede sopra e il violino va in pezzi. A ben pensarci, è un po' quello che ha fatto il jazz nel dopoguerra, con quei fiati che mandano in pezzi le armonie e che convincono tuo papà Ivano, sarà la tromba a fare di lui un musicista, anche se di giorno indosserà la tuta da metalmeccanico. Papà Ivano adesso ha 91 anni. Tu hai frequentato il conservatorio, ti sei appassionato alla musica classica e infine, dopo aver incontrato il jazz, hai fatto la sua stessa scelta, suonare la tromba, alla grande, con i più grandi, per poi creare la tua Big Band. Anche l'incontro con la tua Lucia è un'armonia di anime e di note, lo avete sigillato scambiandovi un ciondolo a forma di tromba. È vero. Il violino su cui nonno Graziano si era seduto è stato restaurato. I vostri ciondoli sono conservati con cura e il mandolino della tua bisnonna, oggi per quale sogno lo baratteresti? Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole che hai detto, che è la mia storia. Lo baratterei sicuramente con una tranquillità interiore che tutti questi anni di questo mestiere un po' persa. Un lavoro che apparentemente può sembrare facile, può sembrare disinvolto, così, che si fa in 2-2-4. In realtà io con la musica ci ho perso le notti, con le trasmissioni televisive, ho perso una serenità e che non ho più ritrovato. Lo baratterei, sì, il successo mi piace, però a volte mi piacerebbe ritornare anche un po' anonimo. So che queste parole possono sembrare così, però a volte veramente, lo dico a te, a volte mi piacerebbe ritornare Demo Morselli sconosciuto e poter fare... L'anonimato oggi è un privilegio in una società mediatica dove la cultura digitale ha illuso tutti di poter esserci e di doverci essere a tutti i costi. È paradossale che una persona che ha ottenuto il successo, sì, dica quello che hai detto tu, ma io capisco profondamente quello che dici, perché la tenuta psicologica che bisogna avere per, sì, fare questo mestiere è la vera partita con la vita e con le persone che ci amano, perché spesso rischiamo per passione di fare una vita totalizzante mettendo al centro il lavoro, facendo pagare il prezzo a chi ci ama davvero, vero, che sono la nostra famiglia, i nostri mariti, le, vero, nostre mogli, vero, i nostri compagni. A volte mi nervosisco perché ho degli impegni che magari non sono sicuro di portare a termine al 100%, io sono molto autocritico. Non mi piace lasciare tutto al caso, andare a fare un concerto o preparare una cosa che non sia al top. E allora mi chiudo nella mia stanza col mio computer, con le mie tastiere così, passo le ore così, poi ogni tanto... Guarda, siamo colleghi di perfezionismo e di inquietudine. Oh, siamo nella stessa barca. Poi Lucia, mia moglie, mi vede, ogni tanto si gira nel letto, l'altro giorno erano 3:30, non mi vede, continuava a chiamarmi, io ero giù al computer che stavo preparando le cose. Quindi questa insonnia probabilmente c'è comune. Calcolate, signori del pubblico a casa, che io sono Demo Morselli, non sono certo una top star, quindi... Quando si leggono certe cose su certi rock star o certi attori così che hanno dei momenti così di panico, dovete capire, perché è veramente un mestiere che comunque un po' logora. Ti presento il cast della trasmissione, Demo. Allora, per la generazione Z, oggi gioca con la ragazza al centro della console, Sofia Carollo. Ciao. Per la generazione Boomer,
Mariella Sapienza al centro della console dall'altra parte dello studio. Ti faccio vedere due reel che loro hanno realizzato. Sarai tu, basandoti sul tuo gusto personale, a decidere chi premiare con i 40 punti della prima sfida. Partiamo dal primo reel. Hello amici di Bella Ma, ciao Demo Morselli. Allora, devo essere sincera, non ti conoscevo. Ho indagato un pochino su di te e ho visto che l'elemento principale che ti ha accompagnato in passato e ti accompagna tuttora nella tua vita, nella tua life, è la musica. Ovvero un elemento principale per la vita dell'uomo, secondo me. Quindi ho scritto, non so come definire questa roba, però ho scritto un qualcosa inerente a ciò. Spero che ti possa piacere e niente, un bacio. La musica è magia, è poesia, unisce tutti. Quante volte anche solo una canzone ci ha letto l'anima? Quante volte una semplice melodia ci ha ricordato una persona cara? E quante volte abbiamo ballato, trasportati dalla musica e ci siamo innamorati? Che si diffondi sempre l'arte in qualsiasi sua forma e che il ritmo della vita ci accompagni sempre. Che parole profonde quelle di Sofia Carollo, Generazione Z. Vediamo il reel di Mariella Sapienza, Generazione Boomer. Il maestro Demo Morselli, nel corso della sua prolifica e brillante carriera, ha collaborato con tantissimi interpreti del panorama musicale nazionale e non. Ha fatto parte di programmi storici, quali Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Proprio Di Maurizio dice che è stato suo padre televisivo, gli ha insegnato a stare al proprio posto, sempre un passo dietro di lui. Se sono diventato anche un personaggio pubblico, è grazie a lui, gli devo tutto, è stato lui a scoprirmi. Il giorno in cui lo incontrai mi disse, faremo tanta strada insieme. Ma caro maestro, lo sa che io ho scoperto che noi due abbiamo anche una cosa in comune? L'opera teatrale Tubo Fan Americano, che lei dirige insieme alla splendida voce di Marcello Cirillo. Tubo Fan Americano! Un'autocitazione frutto dell'autoironia di Mariella Sapienza. Allora, Demo, quale dei due reel ti ha divertito di più? Quello di Sofia? Sofia Grazie. Carollo acquisisce Grazie. I 40 punti della prima sfida. La classifica provvisoria, Domenico Restuccia. Allora, aggiorniamo subito la classifica e Sofia con 40 punti a passare in vantaggio su Mariella, che per adesso rimane a zero. Torno da te tra pochissimo, Domenico. Allora, Sofia, hai curiosità su Morselli? Certo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, facciamo finta che adesso stessi scrivendo la tua biografia. In che capitolo della sua vita si sente? O meglio, che titolo darebbe a questo capitolo della sua vita? Allora, io mi sento un cittadino del cosmo, quindi mi sento appena nato. Ogni giorno che mi sveglio penso a che cosa fare, non solo artisticamente, penso come vivo di giorno in giorno la mia vita, come viene. Se ho dei programmi li affronto con il massimo impegno possibile, però non penso a un futuro troppo lontano, quindi vivo la giornata e mi sento un bambino. Mi sembra che sia l'unico modo sì. per poter vivere. Mariella Sapienza. Buon pomeriggio, maestro. Buongiorno. Qual è il ricordo più bello che ha di un suo concerto e quello più brutto? Allora, il concerto più bello che ho fatto, un concerto con il grande Lucio Dalla. Mi chiamarono per fare una festa patronale molto importante a Mondragone, la festa della Madonna. Serviva un ospite importantissimo. Maestro, ma se le affianchiamo Lucio Dalla, lei è in grado di fare gli arrangiamenti per... Ma io Lucio Dalla non l'avevo mai suonato insieme a lui. Preparammo 20 pezzi alla cieca
E Lucio Dalla dal suo campo il pomeriggio sentiva, mi diceva: questo, l'autonomia va bene, il finale va bene. Abbiamo fatto un concerto di fronte a 20.000 persone senza prove ed è andato tutto perfetto. Complimenti. Il più brutto? Complimenti. Il più brutto? Il più brutto? Fu invitato a una festa di un'azienda molto importante che si faceva in una città molto grande. Un'azienda, quindi una marchetta? No, è una cosa ufficiale, potrei anche, non lo dico. Mi trovai in questo grande piazzale enorme, alla sera del concerto c'era solo uno spettatore. Non ci credo, uno spettatore. Che era il papà della cantante. Il papà della cantante. Stupendo. La cantante era la prima sera che cantava con noi. Stupendo, ormai è un racconto stupendo.